costa il sistema con un subwoofer. $6,990, 5 canali però, $9,100 la versione con due sub, e su roundback non ci sono nel kit. Quanto costano i roundback? Roundback, quelli in particolare, però sono un po' grandi come su roundback, quelli $5,99 cada uno. Ah, e il sub cada uno? Il sub è un prezzo abbastanza importante. 1000? No. 2290. Si spostano una botta. È grosso, scende a 18 Hz piatto praticamente. Cioè, pensato prima non riuscivo a misurare. È molto. Hai notato che si spostava la stanza? Sì. Stavo spostando la stanza di Marcello. Digifast One Plus è una macchina che noi definiamo centro multimediale completo a 360 gradi, quindi una multimedia station. Digifast One ha diversi ambiti in cui può esprimersi e diverse sono le sue funzionalità. Allora, chiaramente la riproduzione audio-video, come abbiamo detto, è una di queste, viene effettuata al massimo livello. Li posso ripare i Blu-ray? I Blu-ray non si possono ripare con il Digifast One perché è fuori legge farlo, okay. Cioè contro la legge farlo. Quindi devo ripare per conto mio e poi li devo ingestare nella macchina. Certo, ingestare la macchina oppure ingestare in un NAS a cui la macchina fa riferimento, certo, per la riproduzione. Mi leggi gli ISO, MKV? Certo, sì, tutto quanto. ISO, MKV e anche M2TS, diciamo, orfani, vengono tranquillamente letti. Perfetto. Altra funzionalità interessante di GFast One è la possibilità di accedere a tutte le notizie dei vari di alcuni alcuni giornali, alcune testate giornalistiche italiane. C'è una voce dedicata chiamata notizie dove è possibile appunto effettuare questo compito è stato realizzato utilizzando i feed RSS giornalistici. Quindi l'accesso è immediato. Ci hai messo il feed anche di Avi Magazine? No, questo no. Allora no. Allora basta, chiudiamo qui. Ok. Adesso al pubblico della versione Digifast One liscia, che contiene tutte le funzionalità finora appunto espresse, tranne quella relativa alla correzione acustica ambientale. Il prezzo al pubblico è di circa €3,600 IVA inclusa. Nel caso invece della versione Digifast One Plus vanno aggiunte il costo relativo al sistema di correzione e soprattutto all'unità esterna di conversione di A. In quel caso calcoliamo un aggravio di circa €1,600 rispetto alla versione Digifast One normale. Perfetto, grazie Marco. Grazie a te.